Eccellenza, dopo il Covid è purtroppo arrivato una guerra che ci coinvolge da vicino. È un momento difficile, difficilissimo, che si aggiunge a un periodo difficile che non è neanche ancora finito. Liliana Segre ha citato un passo dell'Apocalisse, e facendo riferimento però forse a tre dei cavalieri, non a tutti e quattro, quello rosso, quello nero, quello verde, parlano di situazioni che più o meno hanno grande somiglianza con la nostra situazione attuale. Parla della violenza uomo contro uomo, che poi si esprime in varie maniere, compreso la guerra. Parla delle ingiustizie sociali, quel brano, il Cavaliere Nero, no? Le ingiustizie sociali che poi determinano anche i conflitti, è stato sempre così, sociali, economiche. Le disuguaglianze, l'inequità, come dice il Papa nella sua Fratelli Tutti. E poi quello verde che parla della morte, la morte che è il retaggio della nostra condizione umana provocata da tante da malattie, virus, potremmo dire noi adesso, virus, batteri, chi più ne ha più ne mette, il nucleare, chi più ne ha più ne mette. Però il primo cavaliere, che è quello bianco, e quello dice che comunque sia la storia, comunque sia, è nelle mani di Dio e del cavaliere bianco che è Gesù Cristo, il risorto. Ecco, come cristiano dico, l'unico messaggio che io posso dire ecco, l'ho citato perché di solito si cita i guai dei cavalieri, ma non si cita il fatto che tutto è nelle mani di Dio. Purtroppo, l'uomo poi, nella sua libertà, sceglie di fare altre cose, ma al di sopra di tutto c'è sempre il Signore. Per noi cristiani c'è Gesù risorto che ha vinto la morte. Sì, un periodo difficile, difficilissimo. Il ruolo della Chiesa nei negoziati, secondo lei, la Chiesa ha fatto abbastanza o no? Conoscendo la diplomazia vaticana, lavorando al solito modo, con grande competenza e grande silenzio e discrezione, stia facendo tutto quello che può fare. Lei ci può dire che cosa sta facendo la sua diocesi per aiutare queste persone scappate dalla guerra? Sì, c'è una raccolta fondi fino al Giovedì Santo, fondi da utilizzare poi per l'accoglienza qui sul territorio dei profughi che arrivano dall'Ucraina. In perfetta intesa con la prefettura di Caserta e con la Caritas italiana. Devo dire che sulle due diocesi, Teano Calvi e Alife Gaiazzo, attualmente abbiamo segnalato 50 posti alla prefettura, ma già ne abbiamo a disposizione, comprese le famiglie, i privati a cui abbiamo mandato un modello per spiegare le loro motivazioni, la disponibilità, ma siamo già intorno a 150-200 possibili persone da accogliere. Volevo un suo punto di vista su questa terribile guerra. Come andrà a finire, secondo lei? Quanto tempo passerà ancora? Io la percezione che ho è questa, che ci sia in atto una guerra sul campo che è in Ucraina. E povera gente la sta subendo tutta. Ma ce n'è un'altra, forse quella più grossa, è quella di potere, fra le grandi potenze. Io spero con tutto il cuore che Dio ci ascolti e alla maniera sua metta una mano e la smettano adesso. Ma per ristabilire gli equilibri fondati sul potere ci vorrà un po' di tempo e si potrebbero aprire molte nuove zone di guerra, guerreggiata. Questo è il mio timore. Cioè, io spero che in Ucraina finisca questo massacro, questo lo spero.